A Monopoli l'ex Alberto Colombo apporterà ancora diverse modifiche, cambi tuttavia giustificati dalle assenze e dal momento oggettivamente difficile. Al Veneziani marcheranno visita Palmiero per infortunio, Crai a causa squalifica e il lungo degente Pellacani. Ancora influenzato Luca Crecco. In difesa torna tra i titolari Milani, gli farà spazio Crescenzi nel cuore del reparto. Brosco dovrebbe essere affiancato da Boben, insidiato da De Marino. Fuori Ingrosso, a centrocampo scelto scontate, Aloy vertice basso, interni Jabua e il rientrante Mora, in attacco Cuppone e Colai a supporto di Vergani che sarà preferito all'Escano. Colombo è il grande ex, lo scorso anno la guida dei pugliesi ha centrato i quarti di finale playoff, ovvero il miglior risultato della storia del Monopoli. Deludente finora il cammino dei biancoverdi, settimo posto a quota 22 punti insieme con Gelbison e Foggia, sono addirittura 13 le lunghezze che li separano dal Pescara. Due allenatori, prima la terza, poi senza svolta, anzi le cose sono peggiorate. Pippo Pancaro, che da calciatore ha militato nell'Avezzano di Pino Petrelli in C2, stagione 91-92. Prima esperienza da professionista, arrivava dal Torino, poi una carriera top, oltre 300 presenze in A e due scudetti con la Lazio nel 2000, allenatore Sven-Goran Eriksson, e il Milan nel 2004, allenatore Carlo Ancelotti. Curiosità, Pancaro ha allenato Tommaso Cancellotti nella Juve Stabia stagione 2014-2015. Tornano a disposizione dopo le rispettive squalifiche Bussaglia e Simeri, fuori per infortunio il laterale mancino Falbo, Piccinni, Forna, Sierra e Derisi, ovvero due dei quattro ex, gli altri sono Drudi che non è al meglio e Pinto. Sistema di gioco 3-5-2, il probabile 11, Vettorel tre pali, De Santis, Drudi e Bizzotto nel cuore della difesa, sulle fasce Viteritti e Pinto, a metà campo il talentuoso Manzari in prestito dal Frosinone, cresciuto nel Bari, cercato in estate da Dellicarri, a completare il reparto Vassallo e Bussaglia. Davanti Montini potrebbe partire dalla panchina, in questo caso attacco leggero, giocheranno Starita ed uno tra Simeri e Fella. Infine domani mattina Ivan Mesic svolgerà le rituali visite mediche. Il 21enne centrale mancino slovacco arriva a titolo definitivo dal Nordsjælland. Lunedì il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Ivan Mesic è il primo rinforzo del mercato di gennaio.